Oggi è un evento speciale per l'Ateneo di Palermo perché abbiamo la riapertura del centro linguistico di Ateneo, saranno presenti numerose autorità, il presidente della regione e ovviamente aprirà il magnifico rettore dell'Università di Palermo. Questo è un servizio ed è l'ultimo tassello mancante al processo di internazionalizzazione già avviato dall'Ateneo di Palermo. Quindi siamo molto fieri. Dedichiamo questi sforzi e questi impegni a cui il nostro rettore ha dato tutto il suo supporto, non solo agli studenti ma alla città. Viene consegnato oggi ufficialmente e definitivamente alla fruizione del centro linguistico di Ateneo questi primi due lotti dell'ex caserma ed ex convento di Sant'Antonino. Un lavoro di recupero architettonico ma anche un importante passo in avanti della logistica universitaria che accoglierà qui il centro di lingue straniere e la scuola di italiano per stranieri, oltre che sale studio per i nostri studenti e l'archivio storico di Ateneo insieme alla direzione del sistema bibliotecario. Insomma, un nuovo polmone culturale nel centro della città in contiguità con gli altri insediamenti universitari, migliorando i servizi agli studenti e qualificando soprattutto il processo di internazionalizzazione che l'Ateneo in questi anni sta convintamente portando avanti. Intanto di ringraziare tutti voi, rappresentanti delle autorità, rappresentanti delle istituzioni, colleghi dell'Ateneo, amici, signore e signori, per la vostra presenza che onora l'Università e che ci è particolarmente gradita. Una parte importante per l'accelerazione di queste procedure, ma soprattutto devo anche l'impegno per l'apprendimento e l'insegnamento delle lingue straniere che sta crescendo in maniera impetuosa in questi mesi in Ateneo. Mi consento, in attesa del Presidente della Regione e saltando i neoassessori, la dottoressa Valenti e Nelly Scilabra, diciamo molto vicine entrambe all'istituzione universitaria, posso dire che fino a qualche settimana fa erano entrambe, diciamo, di casa nelle stanze del rettorato, dirigendo la dottoressa Valenti l'area ricerca e sviluppo, e di questo la ringrazio a nome di tutto l'Ateneo per l'impulso che ha dato a questa nuova articolazione dell'organigramma universitario, e Nelly Scilabra quale rappresentante degli studenti nel Senato accademico. Vivace e brillante rappresentante degli studenti nel Senato accademico, e sono certo, formulando ad entrambe gli auguri, che nella nuova veste sicuramente sapranno continuare a svolgere un ruolo importante per lo sviluppo e l'impulso da dare alla ricerca e all'innovazione e all'alta formazione in questa regione.